Ciao gente, benvenuti nel mio canale, io sono Amal e oggi ho deciso di tagliarmi i capelli. Perché vi spiego il motivo. Guardate, laterale, no, io non riesco a vedere, quindi vi spiego. Come vedete qua la lunghezza è abbastanza giusta per darmi il volume giusto. Invece qua sono troppo lunghi e quindi cosa succede? Che mi fanno la testa dritta. Non mi danno, davanti c'ho il volume abbastanza rotondo, dietro invece no, mi sono resa conto quando faccio il video da dietro, perché io non mi vedo, nessuno me lo dice, quindi ho notato che sono completamente schiacciati, sono completamente dritti, quindi cercherò di scalarli un pochino per avere un po' di volume generico. A me piacciono i miei capelli lunghi, più lunghi sono, più il trattamento è giusto, più volume avremo. Più corti saranno più definiti, però non vi dà sto grande volume. E quindi adesso vado a lavare i capelli da capelli bagnati. In tanti tagliano i capelli ricci sul asciutto, ma deve essere un professionista che sa perfettamente quello che fa. Io ho avuto un'esperienza terribile dall'ultima volta che ho tagliato i capelli. Questa qua è arrivata a metà testa, non sapeva più cosa farne perché ha cominciato a misurare, orribile. Quindi io non mi fido assolutamente di farmi tagliare i capelli da nessuno, io me li taglio da sola, quindi se sbaglio ho sbagliato io, ma col mio metodo vi assicuro, da tantissimi anni che taglio i miei capelli da sola, ho sempre avuto del risultato bellissimo, perché ovviamente io vado sul volume e so più o meno i punti dove voglio i capelli più voluminosi o meno voluminosi, ma in nessuna parte io voglio tutto voluminoso. E quindi lavo i capelli e cominciamo con il nostro trattamento. Però peccato che devo togliere via questa, che pena mi dà, però fa niente, lo rifaccio, non ho lavato i capelli, sono strabagnati per il momento, adesso vado a separarli. Come vedete i miei capelli così sono abbastanza ondulati, uso questo, o c'ho anche questo qua. Nel prossimo video faccio vedere come lavo i miei pettini, perché veramente sono da lavare. Allora, cominciamo con la divisione dei capelli. Cominciamo da questa parte che è sopra, praticamente al centro dell'occhio, e anche qua al centro dell'occhio. Sì, perfetto. E questa qua è una parte. La seconda parte è sul livello dell'orecchio, sulla punta. L'altra parte idem. Okay. E come vedete qua, io pettino i capelli, guardate quanto sono lunghi, sono lunghissimi. Prima o poi penserò di lisciarli, guardate, sono e arrivano al seno. Ok. Adesso andiamo con la seconda parte, la stessa cosa, qua, da
Dividiamoli a tre. Sono abbastanza lunghi. Anche questo lo dividiamo a tre, rullo e li metto qua sopra. Idem dall'altra parte. La separazione la prendo da qui, ok? Scendendo. Adesso pettiniamo questa parte qua. E andiamo a separare anche questa parte a metà. Ok? E questa è la parte che a me mi interessa tagliare. Questa parte qua. Quindi la pettino. Questa parte centrale un pochettino di qua e un pochettino di qua, quindi questa ce l'abbiamo. Va bene? Allora, vi farò un piccolo, proprio un piccolo scalo. La porto davanti. Dritto, li tolgo via, no, pochissimo. A me questa parte qua, a me non mi interessa assolutamente cambiare la lunghezza dei miei capelli. Questa la rullo così non la tocchiamo. Bene, adesso andiamo sulla parte che ci interessa di più, è questa parte qua. Vado a bagnare, come sapete i nostri capelli si asciugano subito. Guardate la differenza della lunghezza che c'è. Grandissima differenza. E taglio qua. Ok? Fin qua ci siamo. Bene. Adesso separo queste due parti perché vi ricordate che qua sopra ce l'avevo abbastanza bene, invece questa parte qua è quella che mi creava il problema. Li separo. Aspetta che le tocco con la mano. Qua. Questo punto qua. Ok. Li separo. Ok. Li ho separati. Questa la metto giù. Questa la rullo e la lascio qua. E questa parte qua li facciamo un bel scalo. Ok. Taglio. Per me è già un bel po' tagliarli così, eh. Vediamo quando scendono. Guardate come sono scalati. Perfetto. Vi darò un altro punto.
adesso la separo a metà. Separo a metà. Come vedete, guardate come sono scalati. Vedete come sono scalati? Adesso andiamo a fare un bel lineamento laterale. Ok, così sarà l'altezza giusta. E andiamo. Guardate come sono belli scalati adesso. Li vedete? Perfetto, andiamo a fare lo stesso lavoro dall'altra parte. Come faccio a saperlo? Controllo qua che non siano tanto corti, questa qua è l'altezza giusta. Vedete? E voilà. Guardate come sono belli scalati. Ottimo. Adesso andiamo con la parte sopra. Lo stesso identico lavoro. Aspetta che li bagno un po'. Guardate la lunghezza. Stesso identico lavoro. Ok. Laterale. Questa volta lo portiamo in giù. Adesso vado a pettinarli. Vedete la lunghezza e la scalatura che c'è. Mi unisco, si rilego perché poi dopo mi sa si vanno a mischiare. Il video sarà molto lungo, però miracoli non si fanno. Adesso bagno ancora questi qua. Ok. Guardate quanto sono lunghi qua. Divido a metà e questa parte ovviamente la taglio un pochettino di più confronto a questa. Così. Punto su i capelli scalati. Così, via. Guardate come sono scalati. Andiamo con l'altra parte. Bagno. Come corta questa. Ok. Pochissimo.
massimo. Ok, sul livello dell'orecchio. E scaliamo. Così. Ok. Perfetto. Adesso andiamo a vedere tutto l'insieme. Vedete? Qua. Guardate come qua sono scalati, vedete? Ok. Idem dall'altra parte. Per uguagliarli solo. Ok. La linea di qua, di qua, ok? Qua. Guardate. Guardate. Vedete il volume che si crea già. La parte sopra, idem, la scalo però in una maniera molto easy. Non urlate troppo. Bagno. Grazie.
guardate la linea che avevo fatto quando fatto l'elettricina qua, cavolo, non va via. Guardate già con un risultato dei capelli che ancora non sono trattati, guardate che roba. Dietro, vedete come sono decisamente più equilibrati. Vado a fare styling e faccio vedere il risultato. Gente, guardate il risultato del taglio che ho fatto. Dietro, com'è? Sono davvero, davvero soddisfatta del risultato, contentissima del volume, davvero contenta del volume, a parte questa ciocca che continua a cadermi davanti, che prima o poi la taglio. Guardate che roba, l'unica cosa che questa ciocca mi sa che la taglio perché vedete come mi rimane fuori. La taglio e la faccio così. La bagno e metto un po' di vasellina, rullo. Ok, e la schiaccio e aspetto che si asciuga, la metto dentro, si asciuga e sparisce. Guardate che volume, che meraviglia. Per sapere come ho fatto ad avere dei ricci così definiti, così piccoli, così belli, vi lascio al prossimo video perché sono soddisfatta, sono tanto soddisfatta del risultato. È un prodotto super economico che abbiamo tutte a casa, credo tutti, e sono soddisfatta dal taglio, soddisfatta dal risultato, soddisfatta dal ricci super guardate qua, gente, faccio vedere sotto, guardate qua, guardate sotto come siamo. Adesso li separo un po' con delicatezza, li separo. Guardate, il prossimo video credo che farò con questo pettine. Si vede la luminosità del mio viso, sono davvero contenta. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. E ditemi se anche voi tagliate i capelli da sole e se vi è piaciuto questo video, fatemelo sapere. Se avete qualche suggerimento o un video nuovo, volete che faccia qualcosa di diverso, ben venga, consigliatemi. E voglio ringraziare tutte le persone che mi scrivono, ci sono delle ragazze che mi seguono da sempre e mi appoggiano tantissimo, vi voglio un mondo di bene anche se non ci conosciamo, e sono veramente contentissima, davvero contenta di questo risultato e davvero contenta delle persone che mi seguono, che sono persone meravigliose. Bella gente, alla prossima e buona domenica a tutti.